Amiche e amici, benvenuti. Siamo in diretta, sta per partire una nuova puntata di Pomeriggio Sud. Tra poco diversi ospiti, tanti gli argomenti anche oggi in questa puntata, in questo martedì insieme. Della parte di cronaca parleremo dell'omicidio Ventura, la donna uccisa a Troia nel 2018. Poi parleremo anche di salute, cercheremo di sensibilizzare l'opinione pubblica alla donazione del sangue. Manderemo anche e capiremo anche come è stato realizzato uno spot molto simpatico dell'Avis. E ancora con due bravissimi attori pugliesi che si sono aggiudicati la finale in un premio molto importante sulla comicità, discuteremo di tante cose relative anche al teatro. Per cui restate qui, c'è la sigla e partiamo subito. Buon pomeriggio Sud a tutti voi. Federica Ventura, 40 anni, fu uccisa a coltellate da suo marito nel corso della notte tra il 15 e il 16 febbraio 2018. L'omicidio si era consumato all'interno dell'abitazione della coppia nel comune pugliese di Troia, in provincia di Foggia. I due coniugi ebbero una furiosa lite, probabilmente l'ennesima di una lunga serie. Il litigio fu così forte da spaventare i loro due figli di 7 e 10 anni che corsero via dall'abitazione per chiedere aiuto. I vicini li accolsero, sentendo le forti urla, furono avvertiti i carabinieri. L'uomo aveva ferito gravemente la moglie Ventura e nella disperazione aveva anche tentato il suicidio colpendosi al petto con lo stesso coltello. L'uomo, 48 anni, riuscì a salvarsi in seguito al ricovero in ospedale. Secondo le ricostruzioni, la donna non sopportava più di stare insieme al coniuge e aveva ormai deciso di separarsi. L'uomo invece fu accusato di omicidio volontario e di maltrattamenti in famiglia. Venne rinviato a giudizio con rito abbreviato e il successivo mese di novembre fu condannato dalla Corte d'Assise di Foggia a 30 anni di reclusione. Partiamo così. Convalidato il fermo di Fernando Carella, 47enne di Troia, provincia di Foggia, accusato di aver ucciso la moglie Federica Ventura, 40enne, a coltellate. L'uomo tentò poi il suicidio colpendosi al torace con la stessa arma dell'omicidio. Il GIP di Foggia di Normando Dello Jacopo ha accolto dunque la richiesta del PM. Il 47enne invece è ancora ricoverato in gravi condizioni agli ospedali riuniti ed è piantonato. Il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, omicidio volontario aggravato. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, il 47enne, dopo aver aggredito la moglie, avrebbe urlato aiuto, l'ho ammazzata. Sembra che la vittima avesse confidato alle amiche che voleva separarsi perché lo considerava un padre padrone. In un'altra circostanza, sempre secondo le testimonianze acquisite dagli inquirenti, il 47enne avrebbe aggredito già la moglie afferrandola per capelli accusandola di essere sempre fuori casa. Quella la devo mandare ai cipressi, avrebbe dichiarato in una circostanza. Vado subito dai miei ospiti questo pomeriggio insieme, l'avvocato Fabio Campese, benvenuto a Pomeriggio Sud. Grazie a Dina Spanessa, psicologa, consulente di procura anche su questo caso, su questa storia in particolare, benvenuta anche a lei. Buonasera. Il collegamento Skype, professor Carmelo Lavorino, criminologo, criminalista, nonché giornalista, benvenuto. Buonasera a voi. Potito Marucci, avvocato difensore di Ferdinando Carella, appunto di chi ha commesso questo omicidio e quindi ha ucciso Federica Ventura. Benvenuto anche a lei, Marucci. Buonasera. Allora, io partirei proprio dal criminalista Lavorino per capire quali sono gli elementi venuti fuori dalla scena del crimine. Dottore, professore. Insomma, gli elementi sono evidenti. Abbiamo un corpo che parla, poi l'autopsia ha detto in tal senso, ci troviamo con un'esplosione di una collera incontrollata, una che dipende da una ferita narcisistica profonda e il soggetto, imputato, condannato in grado in appello, non so se sia stata dalla Cassazione, è andato in quello che noi chiamiamo in rito appetitivo, overkilling, quindi ha dato una serie di segnalate di istruttivi.
Poi ho letto la sentenza di primo grado e d'appello, non ho il tempo comunque di leggere le motivazioni dell'appello presentate dall'ottimo avvocato di difensore. Insomma, posso dire che ci troviamo di fronte a un omicidio che a mio avviso è un omicidio d'impeto, situazionale, espressivo, ovviamente omicidio volontario, non premeditato, e quello che mi sembra strano, comunque parlo se ho approfondito gli aspetti processuali, come ci sia stata questa condanna a 30 anni, perché sembrerebbe che l'unica aggravante, però insomma non voglio dire qualcosa che poi l'avvocato può contestare, comunque non può contestare a livello ideologico, soltanto a livello storico, perché io mai la storia processuale la conosco al 100% come la conosce l'avvocato, dovrebbe essere i motivi abietti, motivi futili, insomma premeditazione non c'è assolutamente. Poi quando sentiamo la frase la mando a dormire sotto i cipressi, beh insomma queste sono frasi che si sentono dire anche all'inizio di diversi litigi fra le persone. Certamente se l'avesse detto uno svedese sarebbe un discorso che non fa parte della loro cultura, però avendo detto insomma pronunciata questa frase una persona che ha diciamo questa cultura particolare, a mio avviso non è che possa essere preso come qualcosa di premeditato, di fantasticato, di già interiorizzato e ruminato. O poi ci troviamo queste diverse ferite che sono dislocate naturalmente in parti vitali, ma soltanto perché c'è stata questa attività omicidiaria, violenta, istintiva, con la perdita del controllo. Poi naturalmente diciamo, firma psicologica dell'assassino è stato poi tentato il suicidio, e questo qui è un aspetto autopunitivo molto importante. Poi dicono anche che fra i motivi abietti ci sarebbe che avrebbe agito in presenza o nella prossimità dei figli. Insomma, questo qua in effetti ci parla di un contesto di perdita del controllo. Quindi io dico la legge deve essere rispettata, vediamo se realmente ci stanno tutti quanti gli elementi per condanna a 30 anni. Prego. Sì, dico, tra poco parleremo anche di questo aspetto, la perdita di controllo, però vado subito dall'avvocato Potito Marucci, se innanzitutto vuole aggiungere qualcosa rispetto a quanto detto dal criminalista Lavorino, e poi le faccio una domanda ben precisa. Beh, innanzitutto devo precisare che ormai la sentenza è definitiva, perché è stata celebrata comunque la Cassazione che ha confermato la pena di anni 30. Ora, dal punto di vista tecnico, si arriva da 30 anni perché in primo grado il giudice GUP, il giudice di udienza preliminare, ha statuito l'assorbimento tra il reato di maltrattamento nel reato di omicidio, che poi è stato smentito dinanzi alla Corte d'Appello, però essendoci l'assenza di un appello da parte del pubblico ministero, quindi non può esserci un impeius della pena, ed è stata confermata la pena di anni 30. Devo comunque sia, anche per onor di cronaca, che i bambini non erano presenti fisicamente al momento dell'omicidio e del tentato suicidio, erano nella loro cameretta, e la più grande ha sentito le urla della mamma, questo è stato ascoltato anche dinanzi alla dottoressa Panessa, ha sentito le urla della mamma, poi ha sentito un silenzio e poi le urla del padre che urlava di aiutarlo, aiutarlo, aiutarlo. E quindi è andata lei poi dai vicini di casa, che poi hanno chiamato i carabinieri e sono intervenuti sul posto. Per quanto poi riguarda i motivi abietti e futili, in realtà la Corte di Appello ha ritenuto non sussistenti, perché per un tecnicismo, perché i motivi devono essere abietti e futili, non ho, e quindi ha ritenuto sì il motivo abietto, perché uccidere una donna non c'è nessun motivo, cioè qualsiasi motivo è abietto, spesso ho fatto uccidere una donna, ma non futile, stranamente, anche in considerazione della come nasce e come sotto l'omicidio. Quindi questo è anche per questione di tecnicismo processuale.
Vado dalla psicologa, psicoterapeuta Ines Panessa, ribadiva anche lei, i minori fortunatamente non erano presenti nel momento in cui... I minori non erano presenti e questo io posso dirlo perché sentito dalla viva voce dei minori, in quanto io consulente del pubblico ministero ho fatto l'ascolto, ho svolto l'ascolto dei minori in ambito protetto. I minori erano nella loro cameretta, guidati già dalla mamma, perché la mamma dopo cena mise a letto i bambini e quindi diede loro la buonanotte. Dopo essere stata con loro 10 minuti, credo, non di più, dopo la buonanotte si è portata nella sua camera, dove ha pensato confessare al marito quelle che erano le sue volontà, perché poco nel tardo pomeriggio, credo, Federica si recò dall'avvocato perché voleva separarsi da Ferdinando. Quindi i bambini sicuramente non hanno assistito a questa tragedia, ma hanno sentito la piccola che non ancora dormiva, perché non dormiva ancora, sentì le urla della mamma, il pianto disperato della mamma e dopo il silenzio. Il papà agonizzante chiese aiuto chiamando proprio il figlio, e il primogenito fu svegliato dalla sorellina in quell'occasione. Sì. La bambina svegliò il fratellino e rappresentò che il papà stava chiedendo aiuto. Tutti e due i bambini sono scesi giù in cucina, perché era una casa su due livelli, ecco Federica, su due livelli, e si sono recati in cucina per prendere le chiavi dell'appartamento contenute nella borsa della mamma di Federica sulla sedia della cucina, per poi andare a chiamare la vicina di casa. Quindi i bambini hanno ascoltato la richiesta di aiuto del papà, che chiamava il figlio dicendo proprio, chiedendo proprio di andare a chiamare la vicina, ad allertare la vicina. E dopo sono sopraggiunti i vicini di casa, mentre i bambini non hanno mai visto la scena, perché usciti di casa poi sono rimasti a casa della vicina, perché la vicina prontamente, avendo inteso che era accaduto qualcosa di grave, li ha lasciati a casa sua. Quindi è sicuro che non hanno assistito alla scena. Oh, io ho in collegamento anche Cinzia Candela. Benvenuta Cinzia. Francesco, e buonasera ai tuoi ospiti. Oh, lei è esperta di comunicazione, anche di linguaggio. È opportuno, prima di analizzare tutto il resto, secondo lei anche il linguaggio, sai, può essere di utilizzo e d'aiuto questa puntata, così come tante altre, nell'aiutare i nostri amici che ci seguono da casa e che magari si trovano di fronte a litigi continui con il proprio partner. Il linguaggio è molto importante, lei lo sa bene, perché poi ho altre cose da far vedere, ho anche le chat che Federica Ventura si mandava, tra virgolette, con la sua vicina di casa, e questo è un altro importante documento che ci fa capire meglio come sono andate le cose. La comunicazione diventa fondamentale. Io tra l'altro sto presentandomi a te e mi trovo nella città dell'amore. Pensa un po', un amore funesto anche questo, perché è la città di Giulietta Romeo di Verona. E quindi sentiamo che nella storia comunque tutti gli eventi legati a un sentimento, a una relazione, hanno una comunicazione poco chiara, si sono parlati poco chiaramente tutti i protagonisti della storia shakespeariana, che non sto qui a ricordare, tanto la conoscono più o meno tutti, e probabilmente c'è stata una comunicazione non chiara anche tra Ventura, Federica Ventura ed il suo compagno Ferdinando, mi pare si chiami, giusto? Sì. E, comunicazione è una parola composta da comune e azione in comune. Qualcosa che si compie con responsabilità, responso e abilità nel dare una risposta. Il mio è un lavoro di ortopedista prima di tutto, io mi occupo delle frequenze del suono della lingua, sia essa italiana, inglese, ma la lingua in generale, proprio e come, secondo lei questa... come,
Questa tecnica può essere utile anche di fronte o comunque utilizzata rispetto a chi ci vuol fare del male, rispetto a chi è davvero partito con la testa, come si usa a dire? La pratica, il saper comunicare, la mettono in pratica, la psicologa potrà confermare anche le forze dell'ordine quando devono dialogare, dialogos, quando devono usare la parola per placare gli animi, per contenere il controllo che ormai esonda, non c'è più. E si potrebbe, veramente bisognerebbe praticarla un po' prima di trovarsi in una situazione così drammatica. L'ascolto, prima ancora della comunicazione, diventa fondamentale e probabilmente Federica e Fernando non si ascoltavano più, di conseguenza non parlavano più una lingua comune, una lingua che fosse chiara per entrambi, e questo ha generato quello che è stato sotto gli occhi di tutti e che adesso stai ricordando con questo evento. Ti ringrazio, Francesco, perché tu sai che io sono dalla parte delle donne e con loro cerco di avere e di insegnare, comunicare e trasmettere la possibilità, l'abilità, la capacità di comunicare, cioè di agire insieme. Certo, agire purtroppo in... i femminicidi sono sempre tantissimi e se noi della televisione non diamo la giusta attenzione, il giusto spazio a questo tema, non faremo bene il lavoro di informazione e di intrattenimento, assolutamente. Vado dall'avvocato Marucci. L'uomo fu descritto come un padre padrone, fu accusato di maltrattamenti in famiglia, circostanza respinta con forza dallo stesso, ma anche da lei, che è appunto il difensore. Il suo assistito, tra l'altro, disse: sono pentito, voglio pagare per quello che ho fatto, però non voglio pagare per quello che non ho fatto. Sì, ormai comunque vi è una sentenza definitiva che questa difesa rispetta anche sul tema dei maltrattamenti, che altro più di una violenza fisica era una, diciamo, una violenza di natura psicologica. Dico questo perché gli attacchi, gli episodi eclatanti erano semplicemente due e anche risalenti nel tempo. Il discorso, che collegandomi anche con la dottoressa riguardo alla comunicazione, è che erano negli ultimi 20, nell'ultimo mese, c'era una situazione familiare veramente pesante, da una parte e anche dalle esigenze dell'altro, cioè vi sono due visioni diverse anche del rapporto coniugale e familiare. Io, tramite i miei consulenti della difesa, che comunque convocai per fare anche un quadro del Carella, per il Carella, quando c'è stata quella richiesta di separarsi, era costruito un quadro della bellissima famiglia della moglie con due figli. Carella Ferdinando faceva il muratore, ha costruito la villa a immagine e somiglianza sulle richieste della moglie, quindi ha costruito tutta la sua vita sulla moglie e sui figli, una sorta di possessività del pensiero. Dall'altra parte Federica Ventura comunque si era laureata, iniziava a fare la maestra di scuola materna presso le suore, iniziava a chiedere una sorta di autonomia della persona, e queste due cose si scontrate. Le richieste della separazione, che poi sono sfociate con l'ultimo atto, in realtà non era la prima volta che la Ventura esprimeva il giusto desiderio, io di volersi separare. È andata già anche da una psicologa, da una consulente, anche con una mediazione familiare, a fine di risolvere la lite e la questione. Però quando poi quella notte, in cui ha venuto ciò che non doveva venire, in quel momento credo, e si ritiene, ma anche lui abbia preso consapevolezza della decisione, che non era un mero mi separo, ma era una richiesta di forza da parte di Federica Ventura. Poi, al di là dell'omicidio, anche il tentativo di suicidio è come anche stato esperito, perché lo stesso coltello si è conquistato nel petto, riversandosi sul corpo della moglie ormai esamine, comunque morta. Quindi anche quel gesto di un crollo del proprio mondo. Io poi, noi avvocati che rivestiamo questo ruolo, ci troviamo spesso a parlare anche con l'autore del reato. Io dico sempre, alla domanda che mi chiedono, come fa l'avvocato a difendere chi ha imputato di un crimine così efferato,
Io una domanda lecita. Se la fanno soprattutto i non... sempre. Quelli che non sono del mestiere, soprattutto loro se la fanno. Però comprendo anche dal punto di vista umano e morale. Io dico sempre che sono come il prete, cioè vede il reato e non l'autore. E quindi come il prete che vede il peccato e non il peccatore. Però in questo caso chi ha quel parlare su quella confidenza, perché si entra molto nell'intimità, ma oggettivamente io i maltrattamenti, una visione, così come poi la giurisprudenza pian piano si è anche evoluta sul tema del reato di maltrattamenti, che presuppone comunque un reato di abitualità, di quasi non di permanenza, ma comunque di abitualità. Poi io, anche a livello critico, le stesse persone che erano vicine a Federica, io lo ricordo sempre, lo ricordo a tutti, il reato di maltrattamenti è un reato procedibile d'ufficio. Non è necessaria la denuncia, la querela da parte della persona offesa. Chiunque può denunciare, qualora a conoscenza, dinanzi all'autorità che una persona a lei nota è vittima di maltrattamenti. Quindi non è che è un reato procedibile d'ufficio. Credo che poteva essere evitato anche con una denuncia da chi sapeva in questo caso, oppure chi in quel momento. E chi non sapeva? Questo è l'interrogativo. Sapevano le amiche dell'avventura. Ci sono i messaggi in cui lei si confidava, hanno fatto dopo hanno fatto lunghe deposizioni. No, non è questione, cioè, hanno comunque ricevuto le confidenze dell'avventura, del rapporto coniugale. Anche riguardante l'intimità del rapporto. Quindi, nel senso, forse, e questo era il dubbio che a me è sorto, forse non si percepiva questa gravità, perché purtroppo è semplice parlare dopo, cioè è difficile calarsi invece prima dell'azione. Forse non vi era un connotato di questa gravità, poi dopo tutti hanno parlato degli episodi, dei carabinieri a raccontare delle confidenze, dei messaggi. Però al momento precedente abbiamo semplicemente che Federica si rivolge a una collega alla quale esprime il desiderio di separarsi, ovviamente manifestando anche la sua paura della reazione del marito, perché comunque conoscendo il marito che era molto attaccato alla comunque secondo la visione alla famiglia, la cosa non sarebbe stata, diciamo, presa con tranquillità, quindi, perché per Ferdinando il rapporto coniugale e familiare era perfetto. Addirittura. Torno subito da lei, vado da Cinzia che voleva intervenire. Cinzia Candela. Io mi dispiace moltissimo perché adoro essere ospite da te, perché questo è un argomento che mi tocca di vicino. Però so che presto avrai due attori protagonisti con te di questa giornata, di questa serata, di questo argomento. Io intanto ti devo salutare perché ho un impegno e devo scappare. Questo... Ma ho veramente dato con cuore questo tempo per te. Vi do però un appuntamento il 7, l'8 e il 9 a Fasano, un appuntamento, se poi casomai seguitemi su Facebook, perché sto per condurre un corso che si intitola Il destino nella voce. C'è molta attinenza con... Come dicevamo prima, è molto importante perché c'è attinenza e la voce racconta chi siamo, ma è molto utile proprio per i rapporti interpersonali, evitare anche tragedie qualora però la si sappia utilizzare. Non tutti, ahimè, studiano questa direzione e di conseguenza molte tragedie non verranno mai evitate. A scuola l'uso della voce, promuovo anche questo. Un caro saluto e un saluto per i tuoi ospiti. Grazie a te per essere intervenuta. Grazie. Cinzia Candela. E quindi diceva un aspetto anche molto importante, mi diceva l'avvocato Marucci, che il Carella non si rendeva conto che in realtà la storia non funzionava, pensava insomma che andasse addirittura a gonfie vele, o era lui che si convinceva o sapeva che non era così e quindi mentiva. Allora, premetto che io ho conosciuto Federica un paio di anni prima, perché Federica si rivolse al mio studio professionale per una consulenza. Una consulenza che potesse esserle di aiuto nel rapporto con il figlio e nel comportamento del figlio, perché il figlio primogenito manifestava agiva, ecco, dei comportamenti aggressivi.
Federica, preoccupata per il figlio, chiese la mia consulenza. Per la quale consulenza io il bambino non lo conobbi prima. Chiesi di conoscere il papà però del bambino. Quindi ha conosciuto entrambi? Ho conosciuto entrambi, Federica e Ferdinando. E fu in quell'occasione che io mi resi ben presto conto, dopo aver ascoltato la storia di Federica, perché Federica a un certo punto della sua vita, anche coniugale, non solo personale, ha iniziato a credere un po' di più in se stessa e a dare a se stessa la conferma che poteva in qualche modo inseguire e realizzare i suoi sogni. E così fece, perché poco tempo prima di conoscerla Federica conseguì la laurea che le diede la possibilità, come ha già detto l'avvocato, di insegnare in una scuola dell'infanzia, in una scuola materna. Rispetto ad un contesto culturale di provenienza di Ferdinando, del marito, molto diverso. Ecco, io credo che anche questo abbia rappresentato un divario, una spaccatura, una frattura culturale nella coppia, che Fernando, a mio avviso, non ha accettato, ma secondo quello che io ho potuto osservare è che non voleva accettare, quindi una negazione di quella che era la realtà, perché quando ci troviamo di fronte a queste tragedie non è mai né l'amore malato né il raptus, perché questo non esiste, ma è l'epilogo di un rapporto che già manda i suoi segnali di allarme, di qualcosa che non funziona e che però per svariati motivi che fanno un po' da cuscinetto si cerca sempre di portare avanti. E quindi questo quindi posso il profilo dire di questa persona che ha tolto la vita a sua moglie qual era, visto che l'ha conosciuto? Ma un uomo fondamentalmente fragile, molto fragile, insicuro, e con una tendenza al controllo che poi ha determinato la perdita del controllo di fronte a quello che è stato definito il crollo del quadro. Quindi il contrario di quello che si potrebbe aspettare, magari un uomo forte che è capace di commettere un gesto del genere, no. Insicurezza e fragilità, sì. Questi sono gli elementi che lei ha constatato. Sì, ho potuto constatare questo. Tra l'altro in una di queste pochissime consulenze intercorse tra me, Federica e Ferdinando emerse proprio questo, l'impossibilità a mettere in discussione qualche parte di sé per funzionare meglio. E questo ha rappresentato una difficoltà, perché lui soprattutto aveva difficoltà a separarsi da un modello rigido e sistematico che stava nella sua testa, che si è figurato e che voleva potesse continuare così. Ok. Il femminicidio, un fenomeno in aumento, avvocato Campese, cosa aggiungiamo su questo aspetto? Perché ho anche altre cose da discutere, o i messaggi da far vedere tra poco ai nostri telespettatori che l'avventura inviava alla sua vicina di casa. Era un messaggio in cui si evinceva, insomma, si capiva la paura di un comportamento anche di questo genere. Diciamo che nel momento in cui la società dà dei segnali, dei fenomeni, l'attività normativa istituzionale tende a dare dei correttivi, quindi si era iniziati con la legge la 69 del 2019, così denominata il codice rosso famoso, sono stati degli ulteriori elementi normativi, interventi normativi, perché il fenomeno purtroppo è in crescita. Mi risulta, se non male non ricordo, che solo dall'inizio di quest'anno, quindi in un periodo da gennaio a maggio, mi risulterebbero 23 omicidi. L'anno scorso, il 2022, 22 omicidi nello stesso arco ristretto di tempo. Questo nel nostro territorio? Sì, quindi ritengo che il dato sia già di per sé allarmante. Ma oltre a questo, che è l'epilogo drammatico di un rapporto
non so, la psicologa dice patologico più o meno non spetta al sottoscritto, si occupa della parte giuridica, però ci sono degli altri fenomeni che sono comunque preoccupanti. Quali sono? Me lo dice tra pochi istanti, vado in pubblicità per pochi istanti, restate con noi, ne parliamo adesso, quali sono questi altri aspetti e poi vi faccio vedere anche le immagini, che sono immagini ma in realtà sono chat, WhatsApp. Ritrovati in diretta a Pomeriggio Sud, oggi il caso di Federica Ventura, una delle tante vittime di femminicidio in Italia, un fenomeno silenzioso, letale, che però chiama tutti ad una riflessione più profonda, più partecipata. Ogni 60 ore viene uccisa una donna, così questa giovane educatrice diventa un simbolo, diventa un monito per tutte le donne vittime di una qualsivoglia forma di violenza di genere, sia essa fisica, sia essa psicologica, affinché trovino e troviate il coraggio di agire, mettervi in salvo. Con l'avvocato Fabio Campese stavamo evidenziando alcuni aspetti. Io l'ho interrotta per la pubblicità, prego. Dicevo, al di là dell'epilogo drammatico costituito dall'omicidio efferato, ci sono già a monte degli altri fenomeni di violenza di genere, dai maltrattamenti in famiglia, che possono tra l'altro avere una diversa veste, che può essere quella più aggressiva o quella più subdola, che può essere anche un maltrattamento di carattere vessatorio, psicologico. In tutto questo fenomeno, che parla francamente, credo, di qualche cosa di disfunzionale nel rapporto di coppia, per il quale si pretende dall'altro qualche cosa anziché manifestare quello che è un rapporto di amore, che invece è un dare, è un pretendere qualche cosa, che può essere una manifestazione di volontà di controllo, una possessività, oppure un sentimento magari doloroso di sentirsi rifiutato, abbandonato, come può essere stato nel caso che abbiamo appena trattato. E l'attività dei giudici che devono in un certo senso fiutare, avere il polso della situazione, spiccando magari delle misure cautelari, è un compito sicuramente molto difficile. Perché? Perché purtroppo in tutte queste vicende ci sono anche degli elementi spuri, delle contaminazioni derivanti a volte anche da delle strumentalizzazioni che tipo vengono operate. Conosciamo diverse... Che vengono operate perché magari sono strumentali o finalizzate a un'azione civile per ottenere di più, per avere di meno, insomma, ecco, per dare di meno o avere di più. E quindi diventa sempre un po' difficile capire a monte qual è il grado di pericolosità del rapporto patologico tra marito e moglie, tra una coppia, insomma. Non mi voglio allontanare molto, però conosciamo diversi procedimenti penali in cui il presunto assassino è stato assolto, seppur ci fossero tanti elementi a suo carico. L'alterazione della scena del delitto, no? Nella fase proprio delle indagini, è quindi sufficiente ad escludere la responsabilità penale? Perché accade anche questo. È una domanda, la precisa domanda, risposta precisa. Quindi no, non è sufficiente a escludere responsabilità l'inquinamento delle prove. Va affrontata una disamina dei singoli casi, perché il compendio probatorio derivante dalle indagini espletate può richiamare l'attenzione di un avvocato difensore e dire che nell'inquinamento delle prove ci sono degli elementi senza i quali non si può addivenire a una condanna dell'imputato, che secondo il nostro istituto, vuol dire giuridico, c'è la presunzione di innocenza fino poi a dimostrazione del resto. E la soluzione, non ci dimentichiamo, molte volte viene applicata con la formula dubitativa, diciamo per insufficienza di prove, il 530 secondo comma. Ok, la regia intanto ha fatto molto bene a metterci sull'Edwold il 1522, questo numero di emergenza contro la violenza domestica, e c'è scritto: diffondete questo numero, potrebbe salvare una vita. Se c'è scritto, non bisogna, per frasi fatta così, leggerla senza riflettere. 24 ore su 24 è anche importante, tutti i giorni dell'anno. Allora, facendo noi una puntata del genere, dobbiamo assolutamente sensibilizzare chi ha bisogno e chi magari proprio in questo momento sta seguendo la puntata, sta seguendo i nostri appuntamenti e
ha bisogno, perché l'associazionismo o figure di questo genere aiutano tantissimo. Lo Stato è molto impegnato in 3 miliardi di pratiche, la burocrazia non ci aiuta certo, ma laddove vi sentite di far prima con le associazioni potete farlo. Poi la denuncia, voi la consigliate sempre, avvocati, visto che ciò sia Potito Marucci che Campese qua in studio? La denuncia perché è importante? Marucci, se vuole... attiva la macchina di protezione della vittima da parte dell'autorità è fondamentale, perché non bisogna avere paura di denunciare, anche di parlare, ecco, dobbiamo uscire dal pensiero del mi faccio i fatti miei. Questo, in questo caso è fondamentale, si attiva subito il codice rosso, che poi valuta comunque in un termine se ci sono le presupposti di una della fondatezza della denuncia legittima. Quindi ci sono gli strumenti che funzionano, perché comunque le strutture si attivano, i carabinieri, le autorità di polizia giudiziaria insieme alla procura si attivano in immediatezza. Quando vi è un codice rosso, subito c'è una sorta di, è un binario, diciamo, atomico che procede autonomamente. Adesso la procura di Foggia, anche i pubblici ministeri predisposti per il codice rosso, sono tantissimi. Molte volte purtroppo viene anche strumentalizzato il codice rosso. Io concordo pienamente con il collega. Mi è capitato anche di avere assoluzioni per stalking e non per insufficienza di prova, perché non c'era proprio lo stalking, perché si utilizza questo strumento da parte della vittima. E si rischia purtroppo a così al lupo, quando arriva poi il lupo. Questo non è creduto, però la denuncia è fondamentale. È un obbligo, io lo valuto come un obbligo civico, denunciare i reati di maltrattamento, di stalking, anche se non si è vittima diretta del reato, perché soprattutto per i maltrattamenti è procedibile d'ufficio, quindi basta la semplice denuncia e si attiva la macchina giudiziaria. E si evitano soprattutto situazioni che poi sentiamo quasi tutti i giorni, purtroppo, la cronaca locale e nazionale. Avvocato Campese? Io mi fa piacere sentire sempre l'opinione di un altro pregevole collega. Non sono esattamente d'accordo, non esattamente, perché lo stesso collega ha fatto riferimento magari al grido consueto, al lupo. Effettivamente questo non... lo dobbiamo tenere presente. Perché? Perché anche l'avvocato ha un suo compito sociale e nel rapporto con il cliente dovrebbe ben comprendere se è una situazione di allarme, come viene percepita effettivamente dalla parte, perché c'è il rischio, e non è il rischio, è una realtà, che i tribunali siano anche intasati da codici rosso che gli impongono delle tempistiche strettissime, quindi con veramente uno stress da parte delle forze dell'ordine, degli inquirenti, un intasamento perché hanno priorità. E quindi credo che da un punto di vista funzionale bisognerebbe cercare di fare un po' filtro, che non vuol dire non denunziare nel momento in cui si percepisce che ci sia una pericolosità, ma un po' filtrare, e questo è un aspetto. L'altro, francamente, mi piace richiamare il concetto di uomo, diciamo, come persona e quindi come tale, sviluppare quella capacità di comunicazione che evidentemente, arrivato a un certo punto, diventa più incomunicabilità, come diceva prima l'altro ospite che ci ha salutato, quindi è importante. Però il soggetto sicuramente che interloquisce con il proprio partner è in grado di comprendere se c'è una pericolosità o meno. Quindi vorrei sollecitare una maggiore capacità di riuscire a dialogare serenamente nella coppia, perché risolverebbe un po' di problemi, e un'assunzione di responsabilità, perché spesso può anche succedere nella casistica che quello della coppia, la persona che nella coppia si comporta in modo meno corretto, additi all'altro delle responsabilità per venire meno alle sue responsabilità, e questo ovviamente
ma a ingenerare una concatenazione causa-effetto, ma insomma, e reazioni che diventano sempre più aspre e pericolose. Quindi da un punto di vista della coppia, della reazione di coppia, ci dovrebbe essere un po' più di dialogo sereno, questa capacità di dialogare serenamente con anche un po' di autocontrollo, signori Benedetto. E dall'altra parte il filtro che fa l'avvocato, magari in abbinamento con lo psicologo, perché lo psicologo effettivamente riesce a mettere a nudo la persona e capisce se gliela viene a raccontare perché c'è una finalità strumentale o se effettivamente ci sono delle cose preoccupanti, sia nella descrizione di chi è vittima, sia nel racconto della vittima di chi si sta comportando in modo magari violento, appunto, e quindi lo subisce. E lo psicologo è una figura utilissima in queste situazioni, non a caso. Aggiungo io anche di fermare molto prima il rapporto laddove non si vedono strade, vie di uscita. Vorrei aggiungere, infatti, prego. Vorrei aggiungere che la faccio parlare subito, Marucci, arrivo subito da lei, prego, psicologo. Vorrei aggiungere che ci sono delle dinamiche di coppia che prevedono proprio un incastro perfetto, tra virgolette, in forza dei tratti di personalità. Per esempio, si pensi alla coppia narcisista affettivo dipendente, belli si creano quelle dinamiche delle quali parlava poc'anzi l'avvocato, che sono una sorta di proiezione, no? Delle proprie responsabilità sull'altro e via dicendo, che se non trattate con quella comunicabilità che abbiamo detto finora, possono portare all'escalation. E quando questo non è possibile o i membri della coppia non riescono a farlo, è bene aiutarli in un percorso di consapevolezza affinché possano chiedere l'aiuto di un terzo esterno professionista tale che possa garantire, laddove ci sono le risorse in ognuno dei membri o in uno dei due, laddove si possa, insomma. Laddove si possa, e non era il caso più di Federica questo. E Ferdinando, ma laddove lei l'ha ci capito sono... subito? Da quando li ha conosciuti, sì, che non c'era futuro in questa coppia? Io l'ho capito subito e l'ho anche segnalato loro, perché, e guardi Francesco, terapia di coppia o consulenza di coppia non vuol dire necessariamente aiutare i membri della coppia a raggiungere un equilibrio, o meglio, l'equilibrio non è necessariamente stare insieme, potrebbe anche essere funzionare meglio separandosi. Sì, sì. Siccome ho anche un bravissimo professore, Carmelo Lavorino, che è criminologo, criminalista, nonché giornalista, volevo sapere da lui se quali potrebbero, anche per far capire meglio agli amici a casa, le tecniche che si possono utilizzare anche sulla scena del crimine per capire esattamente come sono andate le cose, per esempio. Allora, io ho ascoltato veramente con molto interesse tutto quello che è stato detto, condivido il 95%, su qualcosa sono contrario. Comunque voglio ricordare che prima ho sentito una frase che mi ha lasciato perplesso, il fatto che l'inquinamento della scena del crimine, l'alterazione della scena del crimine, porta la persona, quindi il soggetto attivo, il soggetto ignoto, l'offender, ad essere assolto. Questa non l'ho capita, perché nel momento in cui ci sta alterazione della scena da parte dell'offender, automaticamente sta mettendo in essere una tecnica autoconservativa per farla franca. Nella fattispecie del caso che stiamo trattando non c'è stato alcun tentativo di inquinamento e alterazione della scena del crimine. Scena del crimine disordinata, piena di tracce di sangue, non c'è stato tentativo di staging, quindi alterazione, non c'è stato tentativo di pulizia. Il soggetto offender non ha fatto altro che assumersi la propria responsabilità e ha tentato di autopunirsi. Tanto, e poi dobbiamo ricordare che sia in questo caso di femminicidio che come in molti altri, io avevo detto inizialmente, ho detto che ci troviamo di fronte a un omicidio del tipo espressivo e non strumentale, sono omicidi tutti espressivi, cioè che vanno a esprimere uno stato d'animo emotivo, emozionale, altamente colpito, e spesso e volentieri ci troviamo di fronte alla perdita del controllo. Casi del genere, e nella fattispecie, non c'è alcuna ferita né al volto, quindi deturpare la bellezza della donna, quindi un qualcosa di punitivo, e tantomeno non c'è alcuna ferita di stampo e di valenza sessuale. Quindi ci troviamo di fronte alla parte arcaica del cervello, che in quel momento
domina il tutto, c'è la perdita del controllo, non ci stanno i freni inibitori che funzionano, il cervello arcaico domina tutto e porta il soggetto a fare quello che ha fatto. Esatto. Naturalmente non è una sozzante, ma è soltanto per capire come sono andate le cose. Quello che riguarda poi l'aspetto della scena del crimine, cioè a noi la scena del crimine ci fa capire sempre come sono andate le cose, quindi ho guardato già qualche fotografia sia del corpo, sia la tipologia delle ferite, la dislocazione delle ferite, le tracce di sangue, e qui non c'è stato alcun tentativo di farla franca. Automaticamente ci troviamo di fronte, ripeto, a un omicidio d'impeto, perdita del controllo. Ancora mi chiedo, ma io parlo sempre per rispetto della legge, poi ognuno dal punto di vista etico morale trae le proprie conclusioni, la pensa come vuole, certo. Però mi chiedo perché sia stato condannato a 30 anni con rito abbreviato, mi sembra di avere capito questo, sì. E mi sembra realmente eccessivo, sempre però rifacendo alle nostre norme, dico, non c'è nulla dal punto di vista etico, va bene, perché qui c'è stato il delitto del tipo emotivo, emozionale, espressivo, perdita di controllo. Purtroppo la coppia, e questo è che noi dobbiamo fare attenzione, la coppia, sia in questo caso, ma anche molti delitti di femminicidio, si è andata a infilare in un momento che ha prodotto la criminodinamica, però già la situazione era criminogenetica, come ha detto giustamente prima la professoressa. Ecco, prodotto la criminodinamica, spieghiamo agli amici a casa, prodotto, ha detto lei, la criminodinamica, un termine tecnico, che cosa significa? La criminodinamica è in cui viene effettuato il crimine, il modus sì. operandi va nel nucleo assoluto e c'è l'eliminazione dell'avversario, sì. c'è l'eliminazione della vittima, questa è la criminodinamica, il momento in cui il crimine prima viene probabilmente ideato, cullato anche in pochissimi secondi, significa una situazione di pericolo, una situazione di scontro, una situazione di disagio, di litigio, e poi scatta la dinamica da parte della coppia, quella che noi chiamiamo la diade omicidiaria, la vittima e l'assassino, scatta qualcosa di particolare, si entra in scontro e purtroppo spesso e volentieri chi ha la meglio è il soggetto maggiormente aggressivo, il soggetto più forte fisicamente, eccetera. In diversi femminicidi noi abbiamo detto che non bisogna mai andare all'ultimo appuntamento, all'appuntamento di chiarificazione, perché la parte più debole si va a mettere a rischio, quindi non ci si deve mettere a rischio. Ecco, quello che sta dicendo nella fattispecie è fondamentale. Sì. Scusi, nella fattispecie è solo questo. Certamente l'omicidio è accaduto a casa dei due. Sì. Però è anche vero che sarebbe stato meglio, e qui adesso noi, cioè noi stiamo parlando col senno del poi, questo è quello che insegniamo anche nelle tecniche sia di autodifesa, di security, eccetera, non infilatevi in situazione di pericolo. Questa donna purtroppo sapeva che il marito era violento, perdeva il controllo, era geloso, ci stavano tanti indicatori, avrebbe dovuto comunicare la notizia che ha fatto perdere il controllo all'assassino, cioè si doveva proteggere. Probabilmente ha pensato che stiamo a casa, ci stanno i bambini, non perderà il controllo. Ora noi non sappiamo realmente come siano andate le cose. Però quello che noi diciamo è, attenzione, che non andate mai a infilare in situazioni genetiche che possano fare nascere il crimine, perché poi dalla criminogenetica si passa alla criminodinamica. Chi vuole rispondere all'ottima analisi? Fatta sì, appunto dal professore. Quello che ha detto il professor Lavorino, che ringrazio anche per la grande disponibilità che
ci dà per la nostra collaborazione, grazie. A conferma di questo vorrei dire che le ultime parole di Federica, purtroppo in un grido di aiuto, sono state proprio queste: fallo per i bambini, ti prego, non lo fare, cioè non mi ammazzare, certo, non farlo per i bambini. È stato un momento in cui ha cercato di farlo ragionare. Sì, quello che diceva poc'anzi il professore, forse Federica ha pensato che essendoci in casa i bambini non l'avrebbe fatto, e questo gli ha chiesto. Il professore però è stato chiaro e ha anche detto evitiamo l'ultimo cosiddetto appuntamento, perché poi non bisogna serve proprio a nulla. Arrivarci all'ultimo appuntamento, è stato l'avvocato chiarissimo. L'avvocato Potito Marucci voleva aggiungere qualcosa, avvocato. Sì, aggiungo che in quel momento però Carenno ha sempre detto che aveva avuto una sorta di velo davanti agli occhi in quell'azione, quindi anche un ricordo vivo. Quindi la cosiddetta perdita del controllo. Del controllo. In merito poi alla quarta la pena, il reato di omicidio in occasione di sfruttamenti nei confronti della moglie, con la nuova legge entrata in vigore proprio una settimana prima dell'omicidio Ventura, prevede la pena dell'ergastolo, quindi unito alla pena di maltrattamenti, la pena massima dell'ergastolo con isolamento diurno ridotto per il dito diventa ergastolo. In questo caso c'è un'altra questione giurisprudenziale, in realtà poi non sono state riconosciute le azioni generiche, questo dal punto di vista della pena. E quando concerne l'ultimo appuntamento, io l'ho sempre pensato, posso anche dirvi di più, perché io Ferdinando Carella l'avevo sentito il giorno prima per altre questioni e volevo un appuntamento, ma io non ero disponibile perché impegnato, e sono stato malissimo nei giorni a seguire. Poi quando ho avuto possibilità di parlare con lui, ho preso la difesa, la prima domanda che gli ho fatto è stata questa, è stata: ma peccato, mi volevi parlare della situazione familiare, che non andavi d'accordo con tua moglie, cioè domande, qualcosa che esulava poi dalla natura vera dell'incontro. E lui mi ha risposto sempre no, sono venuto, volevo parlarti per l'altro motivo. Quindi non c'era proprio la percezione di qualcosa che o faceva finta o non voleva vedere. Io poi non faccio questo lavoro, faccio l'avvocato. Ma in quel momento c'è stato proprio il rapido. Quindi, siccome la mente umana, che voi potete più di insegnarmi questo. La psicologa non è d'accordo che ci sia stato il cosiddetto raptus. Perché? Io non sono d'accordo sul raptus, sono d'accordo sull'escalation con l'epilogo in cui lui ha preso il controllo, ma sicuramente è il risultato di qualcosa che già non funzionava e che Ferdinando, in forza dei suoi meccanismi difensivi, negava a se stesso, perché per non negarlo avrebbe dovuto fare i conti con la consapevolezza, con la realtà, ma non accettando quella che era la realtà e quindi un rapporto che non funzionava più e per il quale si dovevano tirare le somme, difendersi dietro questi meccanismi per il suo equilibrio psichico è stato meglio. Purtroppo questo equilibrio si è scompensato di fronte alla chiara dichiarazione di Federica di volersi separare. E lì Ferdinando ha perso il controllo, che adesso è stato chiamato raptus, ma credo che sia accaduto questo psicologicamente nella perdita del controllo di Ferdinando quella sera. Il professor Lavorino è d'accordo con quello che ha appena detto la psicologa? Sono d'accordo con tutte e due, difendo l'avvocato che non ha bisogno di essere preso assolutamente, è un elogio alla professoressa Vanessa, perché? Grazie. Perché in effetti molti avvocati, quando si riferiscono alla RAPUS, intendono dire quello che la professoressa Vanessa ha detto prima, quindi assolutamente. Esatto, quindi soltanto un discorso di terminologia, ma intendono la stessa cosa. Sì, intendono la stessa cosa, però l'hanno detta in maniera, diciamo, diversa. Quindi un elogio a entrambi. Grazie. Un elogio a entrambi. Andiamo alle chat, no? Io pregherei lei, perché nell'Edual non riusciamo magari a leggere benissimo, così voi, cari telespettatori, potete anche capire quali erano i messaggi che Federica Ventura scriveva alla sua vicina, quindi si confidava spesso. Questi sono i tabulati, queste sono le chat WhatsApp, e ovviamente l'avvocato. Posso iniziare a leggere qualcosa? Sì, prego.
Brutta situazione, scrive Federica. Se riesco ti invio il messaggio che sta tranquillo. Questo alle 22:22, credo del 14 febbraio. L'amica risponde, ma non stare vicino al telefono, ancora si incazza di più. Si è messo a letto, dice Federica, alle 23:16, scrive. E se sto con lui nel letto, sta tranquillo, mo faccio così. E l'amica risponde, meglio per te, altrimenti rischi che la testa non gli aiuta. Non l'aiuta, poteva intendere. Non lo aiuta, non sì, gli aiuta. Non l'aiuta. Poi, non so se è lo stesso giorno, se qualcosa ti citofono, scappo, scrive Federica nella seconda immagine delle chat. Ancora mi vede al cellulare. E l'amica risponde, domani se vuoi venire per il caffè, mo lascia il telefono, ancora chissà che pensa. Quindi questo ci fa capire, ci dà informazioni circa il suo atteggiamento geloso. Sei sveglia, scrive Federica. Sì, proprio 10 minuti fa, dimmi tutto, ok, posso venire, chiede Federica, credo al mattino questo. Caffè, ti apro. Vediamo ancora. Uè, scusami, sono assente, ma ho tante cose per la testa, mi dispiace. Di che? Risponde l'amica. Non voglio far capire che parlo con nessuno, non voglio mettere in mezzo nessuno. Entro lunedì devo decidere, mi sono data un tempo. Con l'avvocato? Sì. Devo solo mettere la firma e verrà inviata. Ma voglio prima parlare di nuovo con lui, vediamo se si convince. Se si convince, sì. Quindi ti ha consigliato la lettera, risponde l'amica. Ma la vedo difficile, no. Con la lettera non si inizia. Se lui non è d'accordo, quindi, parto io, scrive Federica. Vorrei vedere se si convince. Risponde l'amica. Ti vedo male. Comunque l'avvocato è molto tranquilla e mi ha dato molti consigli. Ancora questo si arrabbia di più. Lo so, ma io ho deciso, scrive ancora Federica. Poi te ne devi andare, scrive l'amica. Lui questo lo deve capire, afferma Federica. Altrimenti ti fa la festa, scrive l'amica. Mo vediamo, prega per me. Vicini, lo diceva l'avvocato Marucci, si erano accorti della gravità, altrimenti ti fa la festa, non certo. Sono frasi... Certo. Che allarmano più di tanto. Certo. E questo è un altro aspetto importantissimo, Francesco, che io terrei a sottolineare, come ha già fatto l'avvocato, che è necessario segnalare non necessariamente la denuncia della vittima, anche esporsi, ma anche le amiche, certo. I vicini di casa, chi è a conoscenza della minima difficoltà. Segnalare anche può senza segnalare. Esporsi per paura di farlo. Certo, perché una segnalazione, come è successo in tanti altri casi, gli avvocati qui presenti con i quali collaboro, sia Marucci che Campese lo sanno, sono state salvate tante future vittime, candidate ad essere vittime di femminicidio. Quindi è importante che anche chi è a conoscenza di un fatto segnali la situazione, anche in forma anonima, perché se perviene una segnalazione in forma anonima ma dettagliata, comunque viene presa in considerazione. Ditemi voi se... Sì, professor Lavorino... Sono pienamente d'accordo, perché per evitare il pericolo bisogna prevenirlo e bisogna mettere la gabbia di acciaio attorno alle probabili vittime. Quindi sono d'accordo, specialmente anche con l'ultima frase, diciamo anche in forma anonima, perché è ovvio che la situazione stava diventando esplosiva. Certo, segnalarlo sarebbe stata una cosa. È vero che noi stiamo parlando con il senso del dopo, come ha detto bene precedentemente l'avvocato, però è anche vero che a livello di criminologia investigativa noi diciamo esiste il ciclo vitale del crimine, prima, durante e dopo, e purtroppo gli investigatori sono costretti a intervenire soltanto dopo
per sapere quello che è successo durante e prima. È ovvio che quindi vanno a cercare tutte quante le tracce del crimine, le tracce testimoniali, quelle manestiche, i cellulari, quelle sul cellulare, per configurare poi l'istruttoria che porterà al processo. Quindi sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto. Vanessa? C'è un altro aspetto, Francesco, che vorrei aggiungere, che aleggia nelle tante paure che poi vivono le vittime di violenza, maltrattamenti, eccetera, che è quello la paura di non farcela, la paura che vengano tolti loro i figli, per esempio. Infatti, se prendiamo uno dei messaggi delle chat che Federica si scambia con l'amica, a un certo punto dice: mi serve uno stipendio di 3.000 euro e lo manderei subito. Quindi questo... Anche l'aspetto economico, certamente, che certamente. E poi continua... Va valutato. Ho finito, vabbè, niente. Ma questo ci dà la misura di come ci sia questa paura, no? Nelle vittime, che fine farò, dove andrò, la casa chi andrà e i miei figli dove andranno, che faranno. Questi pensieri ci sono. Potito Marucci voleva rispondere. Sì, bisogna ricordare però che ci sono delle strutture che ospitano le vittime di questi reati con le proprie famiglie, che non sono abbandonati. Questo è importante, viene sempre chiesto a chi denuncia se si vuole essere collocato in una casa dove vengono tutelate e protette sia la vittima che i propri figli, è fondamentale. Quindi ricordare che lo Stato non abbandona la vittima, quindi bisogna avere il coraggio, bisogna tutelarsi e evitare effettivamente l'ultimo appuntamento, così, perché e conoscendo forse anche chi commette questi crimini, che si riesce a comprendere, a cercare un po' di capire e tutelare il più possibile la vita. Questo è un monito importante. Noi avvocati facciamo il nostro lavoro, non è che possiamo, arriviamo più a questo punto, però credo che sia opportuno che sia le denunce di farle all'autorità, alla polizia, anche per te, spiego. Grazie a Dio adesso con i depositi telematici noi teniamo anche la puntina del codice rosso, quindi va direttamente, però credo che la denuncia fatta dall'autorità di polizia, i carabinieri, danno anche una protezione immediata, basta telefonare a pubblico ministero di turno a 4 della notte e viene fatto un collocamento presso una struttura, ciò che noi avvocati non abbiamo questo potere. Diciamo di collocare, poi sono i centri di violenza che accolgono e ascoltano e guidano le vittime. Quindi io credo che la denuncia va fatta. Cioè... La denuncia va fatta. Io devo chiudere, però gli ultimi messaggi di Ferdinando a Federica risalgono al 7 febbraio 2018. Fede, alla fine ho esagerato, ma sto male, scusami. Il 10 febbraio, Fede, come siamo diventati bravi a farci del male, scrive Ferdinando a Federica. Fa parte dell'indole umana autodistruggersi. Finito. Avvocato? E ogni volta che c'è un omicidio, non è soltanto un rapporto a due, non soltanto. Credo che in un certo senso ci sia un aspetto di un fallimento di una società. E non è volontà di colpevolizzare, però dobbiamo riflettere sulla strada come stiamo camminando. Io ritengo fondamentalmente che vada un po' ricostituito quello che è un aspetto, ma non lo dico soltanto io, valoriale, di impostazione etica, di... valori, perché siamo in una società in cui è pieno di diritti e pretese e pochi doveri, tra cui anche quello di rispetto e di responsabilità. Purtroppo è così, era solo una considerazione atecnica giuridicamente. Bene,
Termina qui il nostro spazio della cronaca, perché tra poco cambio completamente argomento. Vado a ringraziare l'avvocato Fabio Campese, grazie alla psicologa psicoterapeuta Ines Panessa, grazie ai miei collegamenti Skype, il professor Calmero Lavorino, criminologo, grazie davvero. L'avvocato Potito Marucci. Noi ci vediamo tra pochi istanti, restate con noi perché cambiamo, come vi dicevo, argomento e parleremo con due attori molto bravi, sono i finalisti di una di un festival della Comicità Italiana 2023 che si è tenuto a Modena, quindi restate qua. Seconda parte in diretta di Pomeriggio Sud, vi ricordo anche di interagire con noi, quindi pomeriggiosud@antennasud.com. Ho due attori molto bravi, attori comici, ve li vado subito a presentare. Giuseppe Pasquale, qual è il nome? Qual è, si chiederanno a casa, qual è il nome e qual è il cognome? Il cognome è Pasquale. Non è a piacere, no? No. Dobbiamo essere, precisi. Precisi. Piero Bagnardi, benvenuto. Grazie Francesco, è un onore conoscerti, io ti seguivo da quando avevo 3 anni praticamente. Ah, questa è una bella notizia, me la dici così, in diretta? No, mi segui da parecchio. È vero. Perché tu di dove sei? Io sono di Capurso. Adesso ne parleremo, che il paese, possiamo dirlo, di Checco Zalone è della Madonna del Pozzo, diciamo. porta bene, anche perché sei qua, quindi anche tu come Checco Zalone insomma avrai sicuramente grande successo. Poi grazie. Mi fa piacere, avresti mai pensato che poi saresti stato ospite di una delle mie trasmissioni? No, però ecco, è una mia curiosità, sono abituato a fare le domande e le pongo. Però è bello, che è una soddisfazione, ecco. Grazie anche a Vincenzo Rubino, Presidente Avis Capurso, perché la sensibilizzazione alla donazione, noi che facciamo TV, deve sempre esserci, e quindi ringrazio anche il tuo intervento, grazie perché tra poco... Grazie a voi dell'invito, grazie a te Francesco e tutta la redazione di Antenna Sud. Assolutamente, tra poco vi facciamo vedere anche lo spot che hanno realizzato, praticamente siete stati chiamati da lui. Sì. È stata una bella esperienza, devo dire, Francesco, perché Vincenzo e tutto lo staff dell'Avis di Capurso poi hanno creduto in questa specie di duo, che noi abbiamo creato, un duo comico informale. Adesso poi sicuramente tu ci chiederai come nasce questa... Come lo sai? È così, a fiducia. No, ma io posso dirlo, ecco. Ma io stimo veramente Francesco, perché ti seguivo su un'altra rete, non possiamo dire, però... E quindi veramente molta stima verso di te, davvero. Grazie. Ecco. Ok, continua però. Quindi ringrazio l'Avis, io e Giuseppe, ringraziamo tutti l'Avis di Capurso per questa fiducia che ci hanno dato. E abbiamo realizzato questi piccoli sketch, adesso siccome già hai accennato, uno lo vedremo, e sono davvero carini. Perché devi anticipare tutto? Non ho capito. Devi anticipare tutto. Pasquale. Giuseppe. Però chiamalo Pasquale, per punizione. Allora, Giuseppe, non lo so perché devi anticipare tutto. No, suspense, sai? Corre, vai piano. Lui è mia moglie, può dire, però non so. No, comunque è stato davvero un onore essere chiamati dall'Avis di Capurso, nella figura di Vincenzo. A dir la verità, all'inizio è stata... ci siamo trovati anche un po' spesati, perché come facciamo ad invogliare la gente comunque ad avvicinarsi all'Avis, ad avvicinarsi alla donazione adesso che arriva... Anche perché avete dovuto autorare, certo, no? Certo che sì, quindi tutti gli spot che abbiamo comunque registrato sono opera nostra, diciamo, e anche di un altro compagno, Francesco Santamato, che comunque ha curato le riprese, quindi ci siamo impegnati su questo e penso che il lavoro sia... accettabile. Io lo voglio dire, loro sono i finalisti del festival dedicato alla Comicità Italiana 2023 a Modena. Come li ha conosciuti e perché li ha scelti? Un bel giorno il buon Piero mi fa una chiamata, mi dice: Vice, avrei un'idea, che ne dici? Partiamo con una campagna di sensibilizzazione per la raccolta sangue, che l'estate è sempre emergenza. Facciamo degli spot comici, ironici, legati al tema donazione. Perché no? Abbiamo sviluppato il tutto nel giro di un paio d'ore. Sì. Tempo di prenderci un caffè, praticamente. Abbiamo messo giù le basi e nel giro di 4-5 giorni gli spot erano già belli e pronti. È vero. Allora, la curiosità ce l'avete fatta salire, per cui guardiamo lo spot
e sentite il messaggio. Madò, Giuseppe, però proprio oggi dobbiamo andare a donare il sangue. Ho pure la pressione bassa, per piacere, andiamo. Ci fa caldo, mi sento male. Pie, mi aspetti di vedere la dottoressa. Devi vedere poi come si alza. La pressione. Allora, a quella bella ragazza e a me! Si accomodi. Aiutatemi. Prima di andare a villeggiare, vieni a donare. Noi ti abbiamo avvisato. Hai capito? Vedono la dottoressa e non capiscono più niente. Quindi anche improvvisamente vi è venuta la voglia di donare. È bello, è uno degli spot che abbiamo realizzato e questo è uno dei più... forse più carino, anche da più sì, simpatico, anche gli altri anche più complesso da montare, da pensare, perché tutto comunque dalla parte tecnica. Sì, come ha detto Giuseppe prima, la regia è stata curata da Francesco Sant'Amato, ha curato questa serie di sketch registrati nella sede dell'Avis di Capurso. Sì, sì. Cioè abbiamo avuto a disposizione per un paio di giornate la sede capursese dell'Avis, che è proprio nella villa comunale. Quindi è stata una cosa molto bella. Voi purtroppo l'attrice, no? La dottoressa, non l'avete portata, no, però noi della televisione abbiamo sempre risorse. La facciamo entrare così, la facciamo salutare. Non è microfonata, però è giusto che i migliaia di telespettatori che ci seguono vedano anche lei. Vieni. Alessia Sonnante. Da questa parte, vieni accanto a me, tranquilla. Da Castellana Grotte. Ah, di Castellana. Ecco. Hai accettato la sfida di questi due? Sì. Vado, guarda, proprio... Dimmi pure, ti sentono a casa prima. Sì, ho accettato di fare questa cosa con loro, anche perché sono persone brillanti, divertenti, anche a livello umano, oltre che professionale, insomma. Sei contenta? Sì, molto. Del risultato finale? Sì, davvero, davvero tanto. Brava anche con lo sguardo, quindi anche lei ha un futuro. Ti ringrazio. Grazie. Adesso voglio capire in quanto tempo li avete... Quanti ne avete fatti? Tre? Ne abbiamo fatti cinque. Cinque. In quanto tempo? In due giornate. Diciamo. Quindi molto poco il tempo che avete avuto. Sì. Ci siamo messi proprio di impegno. Un po' come l'era di internet, devi fare i video veloci così, free, in semplicità ma in velocità. Certo. Poi non abbiamo, come dire, non è stato tanto semplice, anche perché comunque la sede Avis a Capurso si trova proprio nella piazza, nella villa, quindi comunque... nel cuore del paese, un po' le campane, un po' le macchine, un po' comunque... una processione che passava, ci hanno interrotto durante le riprese, però per fortuna siamo riusciti nel nostro intento alla fine. Sì. Tu vieni dal cabaret? No, tu dal teatro. Dal teatro. Si vede dalla faccia, e tu dal cabaret. Dal cabaret, si vede proprio dalla faccia. Dalla faccia. Purtroppo. Siete identificati in questo... Sì, siamo inconfondibili. Il teatro dà questa empatia diretta con il pubblico e dà anche quell'emozione che arriva subito. Io la immagino con milioni di persone che ci seguono, tu invece la devi percepire live. Certo. Non è semplice, ecco, non è semplice, però è bello perché comunque ti devi immedesimare, devi cercare di trovare una connessione col pubblico. Quando hai trovato la connessione, poi sei padrone della scena. Della scena, quindi puoi dare qualsiasi messaggio. E se dimentichi una battuta? Il tuo metodo qual è? Ovviamente. Bravo, quindi l'improvvisazione. L'improvvisazione è, come dire, una cosa fondamentale, perché veramente se c'è qualche problema in scena c'è bisogno di andare avanti. L'importante ovviamente è seguire il nesso logico della scena. La stessa regola immagino valga anche per te, no Piero? Beh, il cabaret ha un'impostazione molto simile, ma su certi aspetti diversa. Diverso perché... è anche più complicato nella parte proprio di scrittura il cabaret, in quanto un testo di cabaret lo devi sviluppare in 3 minuti, 4 minuti, quindi in quei 4 minuti devi essere ci devono essere determinate battute ogni 15 secondi, mentre nel teatro ovviamente
è un po', hai più, un po' più tempo, un po' più tempo, si gioca molto sulla mimica, quindi c'è un'impostazione molto diversa, però alla fine siamo sempre sulla stessa strada, ecco. Veniamo sempre dal teatro. Sempre la stessa strada. Siamo... Sì, sì, Giuseppe e il nostro Piero. Sì. Questo per ricordare a chi si fosse sintonizzato soltanto ora. A me mi faccio un po' di... Vi do la popolarità, grazie, insomma, a tutti gli artisti. E ovviamente bisogna anche ricordare che non è semplice, anzi è molto complicato essere un attore comico, perché far ridere è difficile. Beh sì, far ridere è una cosa seria, diceva qualcuno, e quindi è una cosa veramente molto più... devi anche essere più dettagliato proprio nella parte... di interpretazione, quindi di conseguenza deve essere molto più naturale, certo, magari il cabaret, ma comunque la comicità. Perché la risata è soggettiva, sì, ovviamente quello che fa ridere me non può far ridere Piero, sì, mentre diciamo il fatto tragico, il fatto triste comunque può più comune arrivare direttamente ad un pubblico più ampio. È vero che chi vi ha uniti artisticamente, professionalmente parlando, è il bravissimo Gabriele Cirilli, che io saluto, sì, grandissimo comico, ci sa fare molto, molto, davvero, davvero lo dico col cuore. È così? Sì, 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 sì. Noi all'interno dell'Accademia della Factory... Voi frequentate l'Accademia, la scuola, di, scuola, di Gabriele, sì, sì, Cirilli, sia a San Salvo. Tanto abbiamo la galleria fotografica, come vedete, ecco, insieme, sì, agli, sì, amici, sì, a, sì, casa. Le foto queste sono durante il festival a Modena, appunto, della comicità italiana, organizzato da Riccardo Benigni e Gabriele Cirilli. Noi lo ringraziamo perché grazie a lui, appunto, abbiamo fatto questa nostra esperienza nazionale. E quindi, come diceva Giuseppe, scusa se sono interrotto, sì, Gabriele in qualche maniera unito questa coppia, che poi siamo due pugliesi, che appunto di questa accademia, che vengono da tutta Italia, da questa scuola di alta formazione, la Factory. Eccolo qua, il Cirilli. Ecco Gabriele, com'è? Ecco, sì. E quindi dobbiamo a lui un po' questa unione, sì, quindi, sì, anche questa unione che abbiamo fatto per l'Avis, la dobbiamo, certo, se non vuoi, a Gabriele, certo, Cirilli, al maestro, eccolo. Eccolo. Che cosa che vi ha insegnato in primis, Gabriele? Diciamo che per comunque andare avanti c'è bisogno di impegno. Sì. Ovviamente l'impegno deve essere supportato da un lavoro, da uno studio su se stessi principalmente, su quello che, sul messaggio che bisogna trasmettere, attraverso comunque delle piccole direttive date appunto dal maestro, in questo caso da lui. Quindi però il suo aiuto è stato fondamentale nel, tra virgolette, sbloccare determinate situazioni, quindi creare un'omogeneità su tutto. Noi ovviamente abbiamo cercato di seguire i suoi insegnamenti, insomma, eccoci qui. Assolutamente sì. Poi l'umanità che ha Gabriele proprio non solo nell'insegnare, proprio nel viverlo, quindi nei momenti anche della cena, magari a fine lezione, sì, sì, quello ti insegna tanto, gli aneddoti e tante altre belle cose che lui ha in questo anno, il primo anno, ha contribuito, quindi veramente un maestro. Lui ci ha donato un'esperienza, certo, oltre, certo, poi tutte le cose, il festival, va bene, però l'esperienza di questa parte. Se vi ha scelti, intanto una dote ce l'avete. Saperla utilizzare è altrettanto, certo, complicato, ma un artista lo fa e lo sa fare. Piero, tu sei anche un youtuber. Sì, io nasco come youtuber una decina d'anni fa con i Comisastri, che è un gruppo capursese che esiste ancora. Adesso tutti quanti là che vedono sul cellulare mentre ci sta. I Comisastri. E quindi tante esperienze poi ci sono state nel corso degli anni. Anche un po' di TV hai fatto, no? Sì, io ho fatto un programma che poi abbiamo mandato in onda proprio su Antenna Sud 5 anni fa, se non erro, che era I Comisastri Televisione, cioè era una serie di sketch, barzellette, scherzi, un misto di cose. Qui in regia se lo ricordano. Perché lo ricordo. Evidentemente avete lasciato il segno. Mamma mia, tu pensa. Non so se positivo o negativo, no, dobbiamo chiederlo. No, è lasciare il segno. Dobbiamo chiederlo. Giuseppe? Niente, io invece mi formo artisticamente con varie compagnie teatrali sul territorio pugliese, insomma in questo caso Bitritto, io sono di Bitritto, e seguendo vari corsi, workshop dedicati al teatro con professionisti, che so, la Commedia dell'Arte con Eugenio Allegri, insomma vari canoni del teatro attraverso veramente lavoratori dello spettacolo che mi hanno seguito. Poi mi hanno portato alla formazione di una mia compagnia teatrale,
laboratorio d'arte Reforma con la sede a Bitritto, con cui noi produciamo spettacoli, portiamo avanti anche i nostri progetti, sì. Progetti con Piero. Quindi andiamo avanti da questo punto di vista sul fattore teatrale. Quindi. Ah, prima che mi scada il tempo, abbiamo o volete fare, anzi ve lo chiedo io, facciamo uno sketch così a quest'ora del pomeriggio, facciamo ridere i nostri telespettatori, sono quasi le 17, sì, allietiamo un po' il pubblico. Non ci sono problemi. Magari serve se qualche gadget. Qualcosa di Vincenzo, il momento che noi ci prepariamo, sì, proprio assolutamente, voi fate quello che volete, perché è giusto anche andare, sì. Anche andare da Vincenzo, che come vi ho detto prima, appunto li hai scelti perché è giusto. Ah, poi i comici si prestano anche per questi messaggi che vanno sul serio, certo, ma certo. Davvero incidono tanto. Voi fate ciò che dovete, perché vado... Certo, sì, sì, noi vado. Comunque è importante la promozione della donazione del sangue in sé per sé, quindi ogni qualcosa è bene, diciamo, quando va poi a fin di bene. Quindi promuovere la donazione, specialmente in questo periodo estivo, è importantissimo, perché in estate c'è carenza di donazioni di sangue. Quindi facciamo di tutto per convincere i donatori. Quindi quando Piero ci ha proposto questo invito, siamo andati a nozze, come si vuol dire. Quindi, che dire, promuovere il sangue, dire a tutti di andare a donare presso i centri trasfusionali che sono qui in Puglia, è il minimo che possiamo fare. Possono andare tutti quanti in buona salute. Attenzione dall'età alla... dai 18 ai 65 anni... Attenzione agli occhiali, perché sento peso, rumore. Quindi... Gli occhiali. Sì, sì, no, dicevo attenzione agli occhiali perché sento un rumore a casa. Ok. Quindi dicevo, è importante la promozione del sangue in sé per sé. Quindi che sia il comico, come in questo caso, o qualsiasi altra cosa, per noi è importantissimo promuovere la donazione. Allora, noi ne abbiamo una domenica, 25, quindi domenica prossima abbiamo... la giornata di raccolta a Capurso, il 30 abbiamo organizzato la cena rossa, dove guarda caso verranno loro ad esibirsi. Siamo in villa, invitiamo tutti quanti a venire a vedere la cena rossa in villa, organizzata dall'Avis Capurso, in compagnia di Bagnardi e Pasquale. Quindi con i loro sketch e tutto quant'altro. Ecco qua il bene, bene, bene. Allora, intanto, rossa. A proposito di sketch, ci guardiamo quello nostro qua, dei nostri due, Giuseppe e Piero. Prego. Grazie, grazie Francesco. Io volevo salutare anche Thomas Di Lauro, che è un nostro collaboratore anche nei testi. Ecco, il maestro ci passa la chitarra, faremo proprio 2 minuti, così non vi prendiamo tempo. Va bene così. Prego, maestro. Maestro, no, la chitarra. Maestro. Beppe, la chitarra, grazie, molto, molto gentile. Adesso noi, ok, adesso noi faremo un omaggio a Bari, in qualche maniera, Francesco. Un omaggio al vinile, ecco, all'epoca c'era il vinile, questo strumento molto datato adesso, purtroppo, e oggi in qualche maniera ricorderemo un po' il vinile. Prego, maestro. Beppe, vai, prego. Oh mia bella Madunina, che te brilli de luntà. Vabbè, avete sbagliato. Avete messo lato A. Dovete mettere lato B. Lato Bari. È un po' ignorante. Non Crashler, ma Stone, 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 Stone le Baris, Simmel, Meg, Du Continent, e C-C-C-C-C-C-50.000 lacrime non basteranno per bella cosa, è una giornata sole.
l'aria serena dopo la tempesta. Zanza. Grazie, grazie a tutti. Grazie maestro. Ecco bene. Grazie, grazie, molto gentili. Grazie Francesco, bravi, grazie. Bravi. Grazie, Giuseppe, grazie. Piero, un improvvisato, uno sketch così, improvvisato, proprio improvvisato di quello che è. Grazie. Bravi. Dove è possibile trovarvi anche su YouTube con le vostre... Ma ovunque, su Instagram. Il 10 settembre ci sarà un evento a Bitritto, il Bit Art, magari sarà un'occasione per vederci lì, certo, organizzato certo. dall'associazione... Dal Laboratorio d'Arte Reforma. È la terza edizione di questa manifestazione, che è un contenitore culturale, ci sono vari artisti all'interno del centro storico di Bitritto, ci saremo anche noi e ci saranno a chiusura serata due comici del Mudù, insomma popolari, sì. conoscete tutti, Emanuele Tartanone e Giuseppe Guida, che comunque allieteranno con un loro spettacolo la chiusura di questa manifestazione, quindi vi invito il 10 settembre a Bitritto. Continuate anche con il mondo dell'associazionismo, perché... Certo. È di rilevante importanza. Grazie. Certo, certo. Che grazie mille Francesco, è stato veramente gentilissimo. Grazie anche a tutto lo staff di Antena Sud. E io ringrazio anche soprattutto Vincenzo certo. Rubino e tutto l'Avis di Capurso, la sezione di Capurso, per questa occasione che ci è stata data a me e a Giuseppe. Certo. E salutiamo Gabriele Cirilli, ovviamente, certo. che ci sta guardando. Salutiamo Gabriele Cirilli, assolutamente. Vincenzo, allora io devo chiudere il messaggio, perché che sia Capurso, che sia Milano, che sia Genova, che sia Bari, dovunque, deve essere sempre lo stesso, quello di sensibilizzare, quindi l'importanza di aiutare la vita umana. E faremo puntate anche... Ma le dico di più, l'emergenza o gli ammalati non vanno in ferie, a differenza nostra, diciamo così. Quindi il messaggio che abbiamo lanciato proprio con Piero e Giuseppe è proprio quello. Prima di andare a villeggiare, andate a donare, perché ahimè c'è sempre l'emergenza. In estate occorrono ancora più sangue, perché gli ammalati sono gli stessi, e il sangue di meno, e più aumentano gli incidenti stradali, perché c'è più flusso di gente che va in giro, quindi di conseguenza purtroppo aumentano gli incidenti e aumentano le richieste di sacche di sangue. Grazie Vincenzo Rubino per essere stato con noi anche qui a pomeriggio. Grazie a voi. Sud, grazie, grazie Giuseppe Pasquale. Grazie a te, grazie. Grazie a anche a Piero Bagnardi, grazie. Grazie. Vi vedremo grazie spesso, dai, fateci ridere e continuate così. Io saluto i nostri telespettatori, ci vediamo domani in diretta puntuali, perché da lunedì al mercoledì noi siamo in diretta a partire dalle 15.30. Mi raccomando, utilizzate anche il nostro contatto pomeriggio sud@antennasud.com. Ciao a tutti, a domani.